Dunisiani in questo video dovevamo sopravvivere in questo mondo super piatto. Per questo video mi sono ispirato ad uno youtuber americano che si chiama Nifty Smith. E voi direte, ma chi è questo qua? È uno youtuber americano, se volete andate a vederlo, è molto bravo, se ci capite qualcosa di inglese. Ecco, è molto difficile da sopravvivere in questo mondo perché ci sono questi slime molto schifosi e brutti che ogni volta che tu fai qualcosa loro vengono ad ammazzarti. Il nostro unico, diciamo, punto dove possiamo prendere delle risorse sono i villaggi. E io ne ho già visto. Vabbè, ma scusate, ma allora ci mi odiate, scusatemi, eh? Cioè, nel senso, cioè, ditemelo, no? Via, 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 via. Perfetto, abbiamo preso tutto. Allora, io ho già visto un villaggio qua da qualche parte, ma porca miseria, facciamo direttamente una cosa a Dunisiani. Che così, così. No, 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 al massimo, così sicuramente, eh? È perfetto dopo. Ah, no, allora dobbiamo. Perché, capito? Ah, eccolo qua il villaggio, no? Perché sennò non si vedeva, cioè, capite? Era tutta una situazione dove non si capiva chi, come, quando e perché. Oh, guardate là. Bravo, mio amico. Prappo, lui si chiama Prappo, lui è uno dei miei amici. Praticamente sta difendendo il villaggio. Rubiamo questo letto perché perché così così viviamo. Allora, perfetto, adesso possiamo entrare in casa e prendere tutto questo coso qua. E voi direte, ma scusate Dunis, ma tu, cioè tu, eh? Voi direte, ma scusa Dunis, tu sei impazzito. Forse Dunis devi anche parlare, imparare a parlare, no Dunis? È certo, no? Perfetto! Mi sono craftato il piccone in ferro. Cioè no, sì, magari in ferro, certo, no? In pietra, insomma, avete capito? Ma questi villaggi sono belli e buoni. Perché c'hanno pure il cibo, capite? Scusate, ma come caspita faccio ad entrare? Facciamo direttamente così. Usiamo magari, vabbè, usiamo l'ascia che magari si fa prima, entro domani mattina, Dunis! No, no, eccoci, è finita. Devo ammazzarli così. Allora, qua c'è uno schifoso. Te ne vai via, per favore, madonna mia, che vuole. Oh, ce la possiamo. Allora, Dunisiani, ce la possiamo fare, eh? Ce la possiamo fare, io ovviamente, come al solito, Dunis, porca miseria. Ah, mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi. Grazie, Prappo. Sei molto gentile e bravo. Tu sei. Oh, cazzo. Ho attaccato Prappo. Nuova vita, nuovo villaggio. Ovviamente ho attivato il Keep Inventory perché mica sto qua a morire. Cioè, scusatemi, ma mica sono pazzo qua. Scusate, non c'è niente. Ovviamente non c'è nulla. Ah, porca miseria, questi cosi che non mi danno mai niente. Proprio sono tirchi. Qua c'è un alberello. Ma noi possiamo fare una farm di alberi. Se qua ci sono gli alberelli, vi rendete conto? Possiamo sopravvivere, però non potremo mai andare, purtroppo. Sapete dove? Nel Nether, nel Land. Perché non ci sono le strutture. Perché se adesso vi faccio vedere una cosa, Dunisiani, voi non la sapete questa cosa. Però se io scavo, oppure magari sì, però ecco, se io scavo qua, qua finisce. Vedete, là c'è la bedrock. E basta, finito tutto. E come caspita facciamo allora? Cioè, non possiamo andare nel Nether, per esempio. A meno che non usiamo la creativa, però allora non sarebbe più vanilla. Oh, scusate. Ma che bello qua. Vediamo qua dentro cosa si nasconde. È proprio strana questa casa, se posso dire, la mia, eh. Cioè, proprio stranissima, porca di quella miseria. È miseria, miseria. Perfetto, allora usciamo fuori che forse è meglio qua sotto. Ovviamente non c'è nulla. E qua c'è un mega coso enorme che con un colpo mi ammazza. Ma scusatemi, ma siete pazzi? Fuori di capoccia? Sono proprio fuori di capoccia. E niente, beh. Questa cosa è letteralmente impossibile. È impossibile. Ho creature del male. Salve, signor villager. Cosa sta facendo qua? Eh? Qua mi vuole vendere qualcosa. Mi spiace, non ho gli smeraldi. Sai, io non posso andare in giro nelle miniere perché non ci sono le miniere. Oh, oh, oh. Pensi un po' lei. Oh, oh. Pensi un po'. Prendiamo questa campana che è sempre bello. Niente. Ho buttato tutto. Tutto. Non ho più niente. Scusate, ma dove? Cioè, seriamente? No, dov'è la mia spada? La mia spada? Scusatemi! Mi volete dar... Dai, ho perso la spada. Perfetto, ho cotto pure la carne. Adesso però dobbiamo stare attentissimi perché praticamente uscendo da questa parte possiamo morire. E qua c'è pure una fornace più bella. L'abbiamo presa la fornace più bella. Cioè quella che serve per cuocere il cibo. Ci sono le mucchette. Vedete qua nei villaggi possiamo trovare un sacco di cose utili e belle che possiamo poi mangiare, eh? Oppure possiamo tipo trovare queste cose qua, le balle di fieno. Due balle così proprio, esatto, avete proprio capito bene.
Poi qua ci sono pure le coltivazioni, i composter, le cose. Io andrei a cercare altri villaggi. Forza, l'avventura! Perfetto! Ho trovato un altro villaggio, in questo villaggio ho trovato cibo! Perfettamente, sì, ok, usiamo tutto questo buonissimo coso per... allora, però signora mucca, non devi stare ferma perché sembra la zanzara che la notte viene... Allora, prima di tutto, anche voi ve ne andate via, grazie, via... non è che sto qua a fare qualcosa, cioè nel senso qua voi siete miei schiavi e sta diventando notte, quindi adesso andremo a dormire nel recinto dei maiali, no? Giustamente. Scusate, ma è impossibile, cioè, è pieno di slimoni grossi. Cioè, guardate quanto fanno schifo, sono grossissimi, sono enormi. Cioè, fanno proprio schifo, scusatemi, c'è da dirlo questo. Allora, mettiamo subito il letto qua giù per terra e dormiamo, perché nelle stranissime tenebre della notte ci sono cose brutte. Esatto, avete capito bene, le cose brutte sono proprio brutte. Però mannaggia... cosa volete da me? Però sapete cosa possiamo fare? Possiamo investire altro del nostro legno prezioso, che è molto prezioso qua, ve lo ricordo, per cuocere la carne. Signor villager, lei cosa stava guardando? Ha qualcosa da vendermi? Assolutamente niente, perché fa schifo. E poi sapete cosa possiamo fare? Possiamo anche mettere giù la crafting table, perché così possiamo fare altro pane, che ci servirà ovviamente per vivere, no? Allora, devo dire che è abbastanza fattibile razziando i villaggi. Cioè, nel senso, è abbastanza vivibile. Certo, ci sono questi slime in giro che... immaginatevi se il vostro mondo di Minecraft fosse così pieno di cose così schifose. Ah, si vuole proteggere con l'albero. Ebbene, non so se le servirà molto, però io il sapling lo prendo. Poi qua ci sono... scusate, ma cosa volete fare? Ma non avete visto che fate schifo? Siete piccoli quanto delle caccole? Fate anche un po' schifino, se posso dir la mia. Carissimi slime schifosi, come ti permetti? E qua devo mettere altro legno per forza, mannaggia. Ah, però no, ne ho preso altro. Perfetto, allora va bene, perfetto. È perfettamente perfetto. Usufruiamo di questo pane che abbiamo per mangiare. Poi vedete che lo smoker cucina in una maniera proprio proprio così tutto. Porca aia. Cioè proprio così tanto. Sto rompendo tutto. No, qua c'è un altro slime, porca miseria. Cioè proprio avete capito, una roba pazzesca. Tipo se io ora metto questa cosa qua. Allora, lei signore ha rotto le scatole. Ce l'ha proprio rotte. Anche perché mi ha tolto mezzo cuore. Ma come si permette? Oh mio... No, è pieno. Scusa, cioè è pieno. Aiuto. Cosa facciamo noi qua? Abbiamo un sacco di cibo. Porca miseria. Questo cibo ci può essere talmente tanto utile che voi non avete idea. Perché sicuramente moriremo oppure prenderemo altro danno. Ma io... Allora, signor villager, se ne vada immediatamente. Non osi mai più varcare questa terra, o creatura del male. Mai più una creatura deve osare contro Dunis. Mai più... Porca di quella miseria. Ma state vedendo? Ma è una cosa pazzesca. Allora, possiamo, diciamo, potremmo vivere... ancora, cioè nel senso potremmo ancora vivere, vedete, si trovano anche i cavalli, si trovano un sacco di cose. Se volete che diventi una serie questa cosa, potete dirmelo. Guarda, madonna, quanti panini. Cioè si vive di lusso nei villaggi, se posso permettermi. Cioè proprio razziandoli e facendo anche schifo un pochino. Quindi vabbè, e se volete che diventi una serie, scrivetemi nei commenti questa cosa. Tipo scrivete Dunis, vogliamo altri episodi di questa cosa. E io ve li porto, se non le volete, vabbè, allora porterò altre cose. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao Dunisiani.